Sossio e Ursula hanno presentato ufficialmente la loro figlia Bianca e le prime parole del calciatore sono state le seguenti: "È buonissima, ci ha cambiato la vita, ancora oggi ci chiedono se qui a Uomini e Donne è tutto vero. Penso che la risposta sia questa bambina. Questa è stata la mia ultima cartuccia, l'ho sparata bene." Ursula ha esordito sottolineando l'impegno di Sossio. Il papà può fare poco quando un figlio è un neonato, però si impegna. Sossio invece ha definito Ursula una madre perfetta. Bianca ha 40 giorni, più di tenerla in braccio, che posso fare? È la mamma che deve fare quasi tutto. Io l'aiuto quando Ursula le fa il bagnetto. All'epoca non mi ero sbagliato, solo lei poteva diventare la madre di mio figlio. Si vede che è una mamma esperta. Per lei è il quarto, io non esisto più, esiste solo lei. Sossio e Ursula quindi continuano sempre un po' a bisticciare. Le parole di Ursula al riguardo: "Ma si lamenta davvero? A volte a letto me lo dice, ma io non esisto più per te." Ursula ha anche dichiarato che i loro figli nati dalle relazioni precedenti hanno accolto benissimo l'arrivo di Bianca. "I miei figli l'hanno presa benissimo, non sono gelosi." E lo stesso vale per i figli di Sossio. Sossio si è commosso quando ha parlato del momento in cui ha visto il figlio maggiore coccolare la sorellina. Ursula dice di litigare molto meno con Sossio dopo la nascita della loro figlia. "Questa situazione ha addolcito i nostri animi, litighiamo meno." Sossio quindi ha aggiornato gli spettatori per quanto riguarda le altre novità della sua vita. "Ho fatto pace con la mia ex moglie, oggi lavoro in un supermercato, a livello calcistico attendo una nuova squadra, voglio raggiungere il mio record di gol, ma mi sono fatto male ad una spalla e ho scelto di non operarmi. Per il resto mi arrangio." Conclude ringraziando la redazione di Uomini e Donne. "Tornare oggi qui e avere l'affetto di tutto lo staff è nostra figlia, ma è un po' la figlia di tutti qui dentro." Ursula invece ha aggiunto che Sossio è già molto geloso della figlia. "Sossio non vede l'ora che Bianca faccia 18 anni e che venga Uomini e Donne, così potrà vedere con chi esce."